L'ultima frontiera della lotta al cancro ha il nome di immunoterapia. Se ne è parlato nel corso dell'ultima puntata di Star Bene, la trasmissione in onda su Telelibertà condotta dalla giornalista Marzia Foletti. Diversi gli ospiti intervenuti sul tema. L'immunoterapia sta, diciamo, conquistando un po' sempre più spazio perché molte malattie, prendiamo ad esempio la sclerosi multipla, o prendiamo certe malattie autoimmuni, hanno una componente in cui il sistema immunitario lavora o troppo poco o troppo. La prima sperimentazione fatta sul melanoma, quando è arrivato il farmaco, credo che, se non ricordo male, nel 2011 per l'esattezza, con il primo inibitore checkpoint, che era l'ipilimumab, che ancora oggi si utilizza naturalmente in associazione anche ad altri farmaci immunologici. E devo dire che l'Italia è sempre stata all'avanguardia per questo tipo di ricerca. Sotto i riflettori il sistema immunitario e il valore del farmaco immunoterapico. Il sistema immunitario è implicato nel mantenimento del nostro stato di salute e interagisce un po' con tutti gli organi e gli apparati del nostro organismo. Quindi il sistema immunitario è come infiltrato, in un certo senso, in tutti i distretti del nostro corpo. Il farmaco immunoterapico va proprio ad inserirsi all'interno di questo legame tra il checkpoint immunitario e la cellula tumorale e a svelare la cellula tumorale alla cellula al linfocita T, permettendole di distruggerlo. Come sempre, la trasmissione, che è resa possibile grazie ad AMOP, è stata preceduta dalla rubrica Star Bene a Tavola, curata da Alessandra Lucchini di Coldiretti, protagonista Daniele Sesenna, cuoco del mercato coperto di Campagna Amica, che ha illustrato il flan di zucca.